Premetto che quello che sto per dire non ha nulla a che fare con il risultato. Lei ci ha detto che il risultato lo dobbiamo lasciare a parte, ma mi riferisco alla prestazione oggi in particolare. Avevamo già lasciato il crotone spumeggiante della prima gara di campionato. Io le avevo detto tempo fa che avevo visto un'involuzione soprattutto di alcuni giocatori e lei mi ha dato la sua risposta. Oggi però, dopo l'ennesima sconfitta brutta in casa, le chiedo cosa sta succedendo a questi punti di riferimento che lei si è fatto all'interno della squadra, che dovrebbero trainare un po' tutto, perché Vitale è sembrato sottotono, il portiere è sembrato sottotono, il centrocampo non ha funzionato come doveva, a mio modesto parere, ovviamente, è una mia opinione. Se lei mi può dare delle spiegazioni sulla mia opinione. Sì, certamente le darò delle spiegazioni. Ritengo che la domanda è in parte vera se analizzassimo il secondo tempo. Il primo tempo io credo che questa squadra ha un grosso problema, che è il problema della prima partita di campionato. Quando vi ho detto che secondo me per le occasioni e per la mole di gioco che fa non può andare in vantaggio 1-0 fra primo e secondo tempo. La partita è letta in questa situazione. Credo che ci siano state almeno 3 ripartenze importantissime dove eravamo in superiorità numerica e un passaggio non ci ha permesso di arrivare in porta. Ci sono stati almeno 6 cross di Giron, soprattutto sulla fascia di Vitale e di Giron, dove non siamo riusciti a chiudere il secondo gol. E quindi da questo punto di vista è normale che dopodiché la prestazione di qualcuno che ha giocato anche domenica sia abbassata. Convengo con lei che ha iniziato quella famosa rincorrersi di voler mantenere il risultato, perché secondo me la squadra si è anche abbastanza imbruttita nel primo tempo, abbiamo commesso dei falli che non sono soliti vedere, per la prima volta andiamo con 4 cartellini gialli al riposo, tanto che questi cartellini gialli mi hanno condizionato rispetto al fatto che avevo Cagnelutti, Di Pasquale e Giron ammoniti, e quindi per mettere almeno un uomo di copertura che potesse spenderselo un fallo ho ritenuto opportuno cambiare Di Pasquale per metterlo in mezzo a 2 calciatori ammoniti, e poi il secondo tempo cambia. Però vorrei anche, senza costruire nessun alibi, il primo gol è un gol che non esiste, non avremmo dovuto difendere quella punizione, è la verità, l'abbiamo già rivisto. Ovisak subisce un fallo a centrocampo netto e bastava fermare quell'azione per non prendere quel gol. Le partite si caratterizzano in alcuni momenti anche per episodi. In questo momento gli episodi sono assolutamente negativi. Però la prima parte di gara le rispondo concretamente. Non ho visto una grande involuzione. Nel secondo tempo ho visto una squadra involuta, una squadra che voleva proteggere il risultato, l'ha fatto male. E alla fine non ha avuto neanche la forza di spingere tanto, perché molti calciatori erano finiti proprio in termini di energia. Grazie a lei. Salve, mister Giuseppe Livadotti, della provincia di Cappelle. Buonasera. Ne conviene, cioè, è una mia opinione, sarà sbagliata, che i 6 ma purtroppo non si possono portare avanti all'infinito. Parlando della partita, la partita va giudicata per quello che avviene nel corso di 90 minuti più recupero. E il Crotone non è da questa partita che si vanno a prendere le singole azioni per dire se succedeva questo, se succedeva quello, se succedeva quell'altro. Rimane il fatto che il Crotone su 6 partite ne ha perso già 4, di cui 2 in casa. Il problema è questo: che cosa c'ha la squadra? Che cosa non riesce a perché non riesce a concretizzare quello che lei vorrebbe, magari? Che vorrebbe. E dove stanno le negatività? Perché qua si tratta che i giocatori lei li ha impiegati tutti, ma un Vitale che si trasforma nel secondo tempo. La squadra che non regge più il centrocampo, l'attacco Tumminello, Gomez che gioca pochi palloni, che cosa c'è che nell'assieme di tutta la partita nel Crotone non va? Buonasera innanzitutto, la ringrazio per la domanda, ma cosa c'è che non va? C'è che in questo momento le prestazioni secondo me non sono prestazioni valide per riuscire a fare il risultato. La verità è che
ancora una volta facciamo parte della partita, non facciamo l'intera partita, e la squadra in questo momento è una squadra anche che probabilmente sta provando ad imbruttirsi in modo costruttivo, nel senso che vorrebbe anche difendere un po' meglio, difendere un po' con maggiore consistenza, cosa che gli ho rimproverato nell'arco di queste prime sei partite, e poi non riusciamo a, l'ho detto poc'anzi, secondo me la squadra oggi non meritava di perdere, ma questo l'ho detto già un po' di volte, non è se ma, è ovvio che se ragioniamo, nel momento in cui ragioniamo rispetto al risultato, io ho poco da dire, abbiamo perso, abbiamo giocato non una grande partita, se mi chiedete come al solito con onestà se è la partita che mi aspettavo, non è questa la partita. Però capisco i ragazzi che in questo momento volevano portare a casa con tutte le proprie forze il risultato, non ci sono riusciti. La spiegazione, quando lei chiede, ricordo che nel tempo le ha sempre fatta questo tipo di domanda, e credo che noi tecnici tendenzialmente non è che lavoriamo per provare a perdere le partite, noi vorremmo vincerle sempre. E ci diamo delle spiegazioni, ma se sapessimo precedentemente rispetto alle nostre scelte come andrebbe la cosa, sarebbe molto facile. È normale, faccio l'esempio, non me ne voglia chi ha sostituito Di Pasquale, probabilmente era meglio se avessi rischiato, visto la prestazione che è stata fatta nel secondo tempo, di continuare a giocare con un ammonito, e questo me la porto addosso. Però io vi posso dare la spiegazione perché l'ho fatto, non so se rendo l'idea. È normale che dopo a fine partita si può dire probabilmente abbiamo commesso un errore, quando ho fatto quella scelta, la scelta è di evitare di fare un errore, non so se rendo l'idea. Quindi la valutazione è che noi dobbiamo stringerci attorno a questo gruppo di ragazzi. Io faccio una valutazione e mi va di farla, perché Curva e Presidente secondo me sono di un, in questo momento sono le persone che andrebbero gratificate, visto il sostegno che continuano a darci in modo incondizionato, e noi dobbiamo incominciare a pensare un po' in modo più umile. E probabilmente l'anno lo ribalteremo quando incominceremo a cambiare gli obiettivi, quando incominceremo a dirci che dobbiamo lavorare con una mentalità un po' più operaia, e quindi dobbiamo aspettarci di fare partite meno belle, ma probabilmente che porteranno a casa risultati, perché altrimenti ci prenderemo un po' tutti quanti in giri. Questa parte di campionato mi invita ad essere cauto, ad essere onesto, e noi dobbiamo essere bravi come gruppo squadra a incominciare a fare i punticini, a cercare di non perdere le partite in questo modo, e incominciare ad essere un po' più concreti. Questo è quello che dobbiamo fare come ambiente, e l'ambiente parlo di gruppo squadra. Io devo trasferire a loro un po' di serenità in più, perché per me la parte del secondo tempo in cui ci siamo proprio involuti è la parte in cui c'era quella voglia di uscire dal campo con la vittoria, e si fa sempre un passo indietro. Per vincere le partite dobbiamo essere un po' più leggeri. In questo momento la squadra non è leggera. Sarà mio compito fargli capire che si gioca una partita di calcio, bisognerà essere un po' più invadenti in alcuni momenti, ma dobbiamo anche cambiare un po' gli obiettivi. Salve mister, due considerazioni a Mario. Gli do dei numeri che non sono chiaramente delle statistiche. 3-0, il primo numero che le do, che sono i 3 tiri in porta che abbiamo preso, le 0 parate fatte. In realtà sono 4-1, secondo anche il primo tempo, sì. Ma nel secondo tempo sono 3-0. Sì. E mi dispiace che lei il primo gol lo abbia commentato sul fallo preso e non sull'errore fatto, perché quei regali oggettivamente siamo un po' stanchi di vederli. Scusate, non è il primo anno che li vediamo, ma quest'anno cominciamo a vederne troppi. Il secondo è 78, che è il minuto in cui lei ha sostituito uno dei due mediani. Trapezzi, quello che gioca di meno, cioè quello che ha, dovrebbe essere un po' più fresco rispetto a Gallo, che oggettivamente nel secondo tempo, secondo me, era in forte difficoltà, anche perché non ha perso un minuto fino ad ora. Quindi gli stiamo chiedendo degli straordinari che probabilmente in questo momento forse non è in grado di fare. Però 78esimo per vedere la sostituzione in mediana con una squadra che sembrava oggettivamente in sofferenza, mi è sembrato un po' troppo. No, i due dati sono dati che forse il dato più importante è il primo, è che questa squadra
dall'inizio non riesce a ribaltarlo. Subiamo troppo per quanto subiamo come tiri in porta. È verissimo. È una considerazione anche nell'ultima partita, il 99%, 90, che 5 su 6 tiri sono un numero elevatissimo. Sì, là c'è una difficoltà reale, però non la metterei in pubblico rispetto all'errore del singolo. Probabilmente potevamo difendere meglio, potevamo non fare il fallo, potevamo non subire quella punizione. Cioè, non mi piace in questo momento, anche perché abbiamo fatto valutazioni anche diverse, le continueremo a fare. Non mettiamo alla gogna il calciatore, il singolo. Secondo me commetteremo un errore, anche perché in questo momento sono questi calciatori che devono darci la possibilità di tirarci fuori da questa situazione. Quindi mettere su di loro delle X alla sesta di campionato, secondo me commetteremo degli errori. E quindi da questo punto di vista io li devo difendere, li difenderò, perché è giusto che sia così. Il secondo dato invece è un dato a cui rispondo con molta franchezza. L'idea di mantenere Andrea era per cercare un'ultima giocata, per cercare qualcosa che mi avesse potuto dare quello che manca rispetto agli altri, la conoscenza un po' di più rispetto a quello che facciamo. Io ho un calciatore all'interno di questa squadra che ho già allenato, e questo la dice lunga, perché spesso questo dato ce lo dimentichiamo. Quindi è stato fatto in questa visione. Schirò, Tommy, secondo me ha fatto un'ottima partita, e la sofferenza a centrocampo, devo dire la verità, io non ho visto delle sofferenze. Ho visto una squadra che si è messa bene sotto palla. Abbiamo provato, quando loro si sono schierati a tre, perché dopo lo svantaggio hanno sistematicamente lavorato 3-4-3, se così vogliamo chiamare. Abbiamo scalato con Ovizak sulla corsia di destra, facendolo diventare quasi un quinto. Non avevamo sofferto quasi nulla. In realtà credo che il gol l'abbiamo subito al secondo tiro in porta. Dico bene o dico un dato che non sia vero? Cioè, mi sono arrabbiato molto, perché la sensazione è che appena mettono il piede nella nostra area il pallone va in rete. Questa è una considerazione che dobbiamo fare, che è triste, voglio dire, la cambieremo, però è la realtà. Cioè, non è che fino a quel momento si è vista una squadra spettacolare, ci mancherebbe, ma una squadra che meritava il vantaggio senza ombra di dubbio. Cioè, per gli altri, per pareggiare devono tirare in porta. Il problema è che quando tirano in porta fanno gol, ma anche il secondo gol è qualcosa di quasi che rasenta l'assurdità. Io sono molto critico con me stesso, ve lo assicuro, non è che sto dormendo in modo tranquillo, però come allenare il secondo gol? Cioè, come allenare la possibilità di non prenderlo quel gol? Con palla nostra, senza nessun tipo di pressione, diamo palla all'avversario, e mi sembrerà anche strano durante la settimana dover prendere palla e regalarla agli altri se non si commette un errore così evidente. Quindi vedo veramente che dobbiamo alzare le prestazioni singole. Ci sono troppi errori in questo momento, perché se venissi in sala stampa e a commentare il perché di una sostituzione o quella del difensore, mi piacerebbe di più prendermi in modo totalitario responsabilità. Sbagliamo la diagonale, siamo troppo offensivi, la squadra non riesce su palla inattiva a mettersi bene sistemato sulle zone. In realtà avevamo palle e prendiamo di nuovo un gol in transizione, in pieno controllo. La partita poteva finire anche 1-1, non so se rendo l'idea. E noi subiamo al terzo tiro il secondo gol. E io uscirò ovviamente dicendovi le stesse cose. Bisogna lavorare, bisogna migliorare, trovare uno spirito giusto. Ovviamente siamo chiamati anche a guardare quello che sta succedendo. Dopo 6 partite non posso essere un filosofo della positività. Devo essere un concreto in questo momento, cambiare registro e far capire che dopo 6 partite, se facciamo un punto a partita, rischiamo, e dobbiamo cercare di alzare questo numero in modo inevitabile. Dobbiamo assolutamente cambiare questa tendenza. Buonasera mister, Procolo Guida, la CNews 24, Crotone Informa. Lei dice buonasera. Ha la dialettica per rispondere, diciamo, punto su punto, no? Però non mette la croce ai calciatori e mi costringe a fare una domanda. Lei ha ammesso con dovuti modi che Sala era stato sostituito da D'Alterio anche per, diciamo, prestazioni non alla sua altezza.
Poi D'Alterio viene risostituito da Sala dopo 5 gol presi. E il migliore dei modi possibili per mettere in campo il proprio portiere in questa situazione di riscatto? Questa è una domanda specifica. Poi parto da i dati, diciamo, diciamo migliori. Prima questa risposta, sì. Però, perché secondo me, innanzitutto non credo di aver mai dichiarato che Sala fosse andato fuori per prestazione. No, voglio, dopo se me la fa risentire sarei molto contento, però posso dire una cosa: i ragazzi sanno bene che quando facciamo minutaggio giocherà D'Alterio, che è il portiere titolare degli over, degli under, e senza minutaggio ci sta Sala in porta. Detto questo, anticipo una considerazione, perché poi mi piace sgombrare i campi dalla possibilità che io venga a Crotone a fare esperimenti. L'anno scorso i miei due portieri, un over e un under, hanno fatto uno 20 partite e l'altro 20 partite considerando la Coppa Italia, stessissimo minutaggio, e hanno fatto un campionato eccezionale, eccellente. Entrambi hanno mantenuto un grandissimo quoziente prestativo. Quindi io non vedo nessuna difficoltà in una squadra che oggi non ha fatto under, ma non ha fatto under proprio perché Guerini, poi avete visto come è entrato, avete visto Silva, non c'erano le condizioni numeriche per poter fare ancora giovani oggi, e quindi mi è sembrato giusto che nell'alternanza, dopo la partita, ma non per la prestazione, per il fatto che giocassero gli over, che giocasse Sala. Ma non è perché se no poi ci riduciamo, e se c'è l'alternanza il portiere non è tranquillo. Ma io so cosa ho detto ai miei portieri, e quindi mi aspetto che loro devono alzare la responsabilità, non devono prendersi gli alibi, altrimenti questa domanda potrebbe tirare fuori degli alibi. Non so se rendo l'idea. Io ho due portieri e ho due titolari, e lo devono dimostrare quando vanno in mezzo al campo. E ripeto, non è un esperimento, l'ho fatto l'anno scorso e ci siamo presi 59 punti, quindi è per 14 partite porta inviolata e per 30 partite seconda difesa del campionato. Poi siamo scemati, siamo scesi al sesto posto. Quindi è una considerazione che ho già fatto. E voglio sgombrare il campo dal fatto di dover punire qualcuno. Io ho due portieri forti, ho detto che ho addirittura un terzo portiere forte, e quando verranno messi a disposizione, come dire, in porta devono parare. Questo è un altro discorso. Si devono assumere le responsabilità di andare in campo parando. Ok? L'altra parte della domanda: se c'è una cosa di positivo che ha mostrato il Crotone in tutte e sei le gare, è di saper giocare in più modi, di saper aggredire gli spazi come ha fatto per lunghi tratti nel primo tempo, in maniera diversa, con due modi specifici diversi. E come mai questa sera, visto che c'erano stati già i 10 minuti a fine primo tempo, prima, fra il 30° e il 40°, dove senza essere molto pericoloso, se non per una parata di piede di Sala, non cambiamo il modo in funzione del mood che cambia? Perché ad inizio secondo tempo si è vista subito la difficoltà. Non siamo forse capaci di cambiare in corsa in funzione del cambio della partita? No, in verità noi abbiamo cambiato anche nel primo tempo, l'ho spiegato prima. Noi abbiamo cambiato lavorando con Ovizak come quinto, abbiamo lavorato tendenzialmente diversamente da subito, e la difficoltà in realtà, poi rivedrò, però ho chiaro i numeri. Non c'era una squadra a cui avevamo concesso un possesso palla diversa, perché noi questa sera abbiamo provato a difendere in modo diverso. Se volete sapere come ci siamo arrivati a questa situazione, ci siamo arrivati che una squadra prende tanti gol, abbiamo provato a pressare uomo su uomo da inizio gioco, vale a dire quando il portiere deve rinviare, cioè nel senso a palla ferma, ma in dinamico ci siamo abbassati di 10 metri, l'avete visto, tendenzialmente anche funzionato se dovessi pensare a come abbiamo difeso, per quante volte gli altri ci hanno tirato in porta. Noi abbiamo mutato tante cose questa sera, ma nel corso delle 6 partite abbiamo mutato e non ho visto una squadra in difficoltà. Il secondo tempo, concedere agli altri un po' di possesso palla in più, ma senza mai andare dietro la nostra schiena, non la vedo una difficoltà.
non so se la vedo come un atto di concretezza e la vedo un atto anche di incominciare a dire ho in campo Vitale, Tumminello in attacco di profondità, probabilmente se mi abbasso di 20 metri vuol dire che quando riparto ho 20 metri in più da poter attaccare e quindi li posso tirare un po' fuori. Secondo me in uno contro uno o in attacco di spazio avevo più possibilità di farli male. Quindi non ho visto tutta questa difficoltà. Ripeto, parliamo di una partita non bella, ma spiegarla nella sconfitta onestamente è difficile, cioè veramente rimane difficile, perché i tiri sono quelli che voi avete detto a me la statistica. Non si può perdere una partita 2-1 dopo che gli altri tirano tre volte e tu tiri sei volte. Non so se rendo l'idea. Questa è una cosa che ci preoccupa e dobbiamo cambiare. Significa che gli altri non possono tirare in porta e in svantaggio devono continuare a non tenere loro la palla. Significherebbe dominare. In questo momento ammetto il limite, non siamo ancora dominanti. Buonasera mister Francesco Pitingolo, CN24. 9 undicesimi della squadra vista stasera era la stessa che abbiamo visto con l'Altamura, ad eccezione di Spina e Vinicius, che sono fuori logicamente per infortunio. Ha funzionato bene il gioco del Crotone nel primo tempo, gioca con personalità, fa densità di palla, centrocampo, è riuscita addirittura a passare in vantaggio e chiude in vantaggio sembrando di essere in controllo. Nel secondo tempo tutt'altro Crotone. L'impressione che ho avuto è che quando il Crotone subisce, quando gli altri alzano il baricentro e comincia a subire l'attacco degli avversari, è come se si spaurisse, come se si perdesse. Non è possibile che non riescano a mettere in campo tutto quello che si prova in settimana in allenamento. Quando lei viene ci dice in allenamento si sono allenati benissimo, ma qualcosa poi durante la partita non va, si perde, si rompe. Che cosa succede, mister? E succede oggi non mi viene il termine. Succede che abbiamo paura di vincere. È evidente che la squadra si è involuta nel momento in cui ha visto che poteva fare qualcosa di buono. Ogni volta andiamo in vantaggio, mi sembra che una squadra che non accetti il fatto che gli altri possano darti uno schiaffo. Noi appena prendiamo, ma non vale solo per il gol, vale anche per un possibile gol avversario, per un tiro in porta dell'avversario. Questa sera ci siamo addirittura in nervositi quando è stato calciato una palla dietro alla nostra schiena. Ho visto una squadra che si è arrabbiato tanto che tutti e tre i miei due collaboratori e io abbiamo invitato la squadra a stare calma, se può stare un errore e qualcuno che ci venga dietro le spalle. Cioè, nel senso che mi sembra che se noi non andiamo in vantaggio in carrozza, nel senso che due gol di scarto, abbiamo un'ansia assoluta. È vero, ma non, come dire, questo aspetto è da curare, va curato mentalmente, devo lavorarci benissimo, ma la sensazione è proprio questa. Io non posso ribattere dicendo che rispetto a questa cosa che mi ha detto ha visto un'altra cosa, ha visto la cosa giusta, ma non è la prima volta che accade. Nel momento della difficoltà la squadra sempre svanire, non riesce ad accettare di dover ribattere, continuare a capovolgere quella situazione, sembra di andare in disarmo, e questa è una cosa che onestamente mi avvilisce. Questa è la situazione su cui io devo lavorare tanto, perché anche sul 2-1 non mi è piaciuta la reazione, è stata quasi una reazione fiacca. Cioè, noi dobbiamo avere una reazione gladiatoria, si può andare sotto, dobbiamo accettare il fatto che gli altri ci possono far male, e su quel sacrificio che noi dobbiamo alzare il livello prestativo. Oggi abbiamo fatto il passo avanti sul fatto che non eravamo poco cattivi, l'abbiamo fatto con ingenuità, perché ogni fallo poi siamo stati puntualmente ammoniti, e dobbiamo migliorare su questo aspetto. Quindi io le dico soltanto che ha ragione, la sensazione è quella, gliela faccio ancora più piccante, è proprio il fatto di non accettare di dover di nuovo rimettersi a sporcarsi le mani dopo che gli altri ti danno da pensare, ti fanno il gol in questo caso specifico. Grazie. Grazie a lei. Romano Media Press. La squadra è proiettata in avanti perché cerca il gol del pareggio. E nell'area di rigore avversaria troviamo 5-6 uomini nostri,
mentre questa palla invece gira dietro con i terzini, cioè che non viene mai mandata all'interno, dove tra l'altro abbiamo due uomini che hanno fatto 30 gol in due scorso anno. Perché non si ha il coraggio di mandare questa palla dentro? Ecco. Romano, considerazione giusta negli ultimi 15 minuti. Ci siamo arrabbiati tantissimo, addirittura all'ultimo minuto abbiamo avuto due volte la palla da poter spingere, l'abbiamo ritornata dietro. E questa, però la invito a fare un ragionamento con me. Quante palle sono arrivate il primo tempo? E torniamo al discorso di fare, cioè noi possiamo analizzarla così la cosa, mi piacerebbe che fossero sempre così, ovviamente con risultati diversi, le nostre confidenze. Il primo tempo sono arrivati cross dappertutto, soprattutto dalla fascia sinistra, abbiamo sempre andato al cross, perché era il motivo per cui giochiamo con due punte, ragazzi andiamo più per zone laterali, evolviamo in modo diverso in mezzo al campo, riusciamo secondo me a poter prendere l'ampiezza questa sera, mettete palla dentro, e l'abbiamo fatto. Nel momento della difficoltà, che dobbiamo recuperare palla con tre attaccanti, non due, perché io ho messo anche Kostadinov dentro, e questa palla viene girata dietro, non viene messa, non viene spinta. Non c'è una logica, cioè io ho difficoltà a risponderla da questo punto di vista. Non è una pianificazione tattica, la pianificazione tattica era totalmente diversa, era quella del primo tempo, mettiamo palla. Figuratevi se nel secondo tempo dobbiamo recuperare palla, riempiamo l'area con 5-6 effettivi e non la mettiamo. E c'è si cambia appena subiamo una difficoltà, sembra come se svanissero le nostre certezze. Svaniscono. La squadra è totalmente una squadra diversa. Ci sono momenti che io veramente mi sembra di essere proiettato in una situazione diversa. Cioè, primo tempo e secondo tempo, la squadra è diversa. Oh, facciamo così. Nel momento della prima difficoltà, io vi chiedo di analizzare quello che succede. Toccherà a me risolvere questa problematica. Ma la squadra approccia bene. La squadra c'è, è dinamica, propone, riesce a leggere gli spazi. Fa delle cose anche fatte bene. Oggi ha provato a metterci anche un po' di concretezza in più. Momento della difficoltà diventa come non credessimo ciecamente nelle nostre forze, e su questo dobbiamo sicuramente lavorare, e non so se sgombrare anche il campo a chi già ha vissuto dei momenti negativi, si porta questa negatività dentro quasi aspettandosi che succeda quello che è già successo negli altri anni. Ma succederà quello che è successo negli altri anni se noi commettiamo gli errori che abbiamo commesso negli altri anni. Io ho detto a loro, come ho detto a voi, che loro non devono avere la pesantezza di 70 partite fatte male, devono prendersi la responsabilità di 5, e 5 pesano meno di 70. Noi non ci possiamo prendere il negativo degli ultimi due anni. Però chi ha già giocato quei due anni mi sembra con difficoltà togliersi questa negatività. C'è un'area di negatività che non accetto, perché loro fanno anche bene, ma non si possono immaginare che si fa bene e gli altri scompaiono dal campo. Gli altri ci sono, le partite si vivono con intensità, si può pareggiare, si può andare sotto e bisogna ribaltare. Noi non possiamo perdere come Crotone tre partite dove siamo andati in vantaggio, avremmo avuto molti punti in più. E quindi questo è sicuramente un dato che mi fa riflettere, riflettere anche su questo taglio con il passato che non sono riuscito a fare. Avevo detto che avrei bonificato senza bonificare e mandare via gente, ma la gente che è rimasta dell'anno scorso deve avere una testa libera, deve essere libera dal pensiero della negatività degli ultimi anni, perché se fa così, dagli applausi Vitale tornerà ai budi questa sera quando è uscito fuori dal campo, e noi faremo gli stessi, e no, è normale che se facciamo le cose che abbiamo fatto negli anni passati otterremo gli stessi risultati. Ma io non sono quello che c'era l'anno scorso, mi prendo la responsabilità di queste prime sei partite e loro devono avere una responsabilità, fare bene, non devono andare indietro con la testa, perché questa è la cosa che mi turba di più in questo momento, mi turba. Perché i tanti ragazzi che sono dell'anno scorso hanno su di loro quasi un peso, questo peso gliel'hanno tolto anche la società. Stasera il presidente è stato splendido, prima, durante e dopo la gara. La società sostiene, ha capito i propri limiti, capiamo tutti i nostri limiti, dobbiamo fare un percorso, però non dobbiamo continuare a commettere sempre gli stessi errori. Scusatemi lo sfogo, ma è quello che ho visto nella partita, perché in realtà è questa la problematica più grossa che abbiamo. Appena c'è una difficoltà, nella nostra testa vengono fuori tutte le negatività passate. Forse è un po' la nube nera che c'è, dobbiamo togliercela tutti quanti. Ovviamente questi risultati non ci aiutano a togliere questa nube, però non deve essere una tempesta. Questi risultati sono figli di 6 partite, non sono figli di 76 partite, 78, capite che voglio dire?
E quindi il percorso è iniziato, appena iniziato, altrimenti arriveremo a trascinarci e non provare più la forza di ribaltare i risultati, la forza di poter dire no, è una cosa diversa. Perché a me che fuori dicano, vabbè, abbiamo già visto questo film, è un discorso. Noi dentro dobbiamo sapere che siamo protagonisti di un film diverso. Adesso lo dico a 6 giornate, dopo 6 punti, bruttissima classifica, mi assumo responsabilità anche di poter essere non fischiato di più, ma noi faremo meglio, faremo sicuramente meglio nel momento in cui però capiremo che dobbiamo toglierci dalla testa tutto ciò che è passato, dobbiamo approcciarci al futuro e al presente in modo diverso. Scusatemi lo sfogo, ma io so che i miei calciatori mi stanno anche ascoltando in questo momento, devono sentire questa cosa. Noi dobbiamo andare avanti, non dobbiamo guardare indietro, non è colpa assolutamente, voi siete splendidi perché mi state mettendo nelle condizioni ideali anche le domande di questa sera, ma dobbiamo spingere su questo acceleratore motivazionale, non dobbiamo guardare dal finestrino, dobbiamo guardare avanti. Mi sembra come se si rivedessero cose già passate. Noi ci assumiamo responsabilità delle 6 partite, il passato è passato. Scusatemi. Salve mister, ben trovato. Grazie. Sono il primo, non è dei migliori, però la domanda che volevo fare, io la faccio più semplice possibile, perché da quello che ho visto stasera mi sembra che sia, ci siamo i primi contatti con il campo, questa discussione viene appunto lì così proprio bruscamente, siamo i primi contatti perché non si può giocare 9 contro 11, non si può giocare con un centrocampo che non fa filtro, che non conquista una palla, e quando poi l'avversario, l'allenatore avversario cambia di modulo, si prende la palla, ce la fa girare, e a un certo punto nel secondo tempo ho visto 11 giocatori dietro la linea della palla, erano tutti rosso blu in casa, a Crotone, adesso è uscita, non va bene, mister. Mister, bisogna cambiare, perché se questo 4-2-3-1 col solo Gallo che fa da filtro e non ce la fa, perché purtroppo il povero ragazzo non può essere da tutte le parti, non ce la fa perché non ha un aiuto, non ha una spalla, non c'ha densità, non sa chi dare la palla, bisognerebbe un po' pensare a un altro sistema, mister. Lo so che sono brusco, gliela sto buttando così, no, però questa sera giocare con 2, mi fermo a 2 uomini in meno rispetto a Sorrento, soprattutto nel secondo tempo, non è una cosa che si può vedere. Saporito, noi abbiamo cambiato tanto in queste 6 partite, non abbiamo quasi mai giocato 4-2-3-1. E anche questa sera, in funzione di voler cercare il rimedio a quello che lei ha affermato nella domanda, nel senso che si trova in campo per cercare di filtrare di più, nelle precedenti partite abbiamo giocato con centrocampo a 3, questa sera abbiamo provato a giocare con centrocampo con gli stessi interpreti, con 4, però 4 calciatori di indubbio qualità organica, che è Ovizza, che è un calciatore che la fase di non possesso la fa in modo importante. Non sono d'accordo sul fatto che non abbiamo mai filtrato. Io credo che Gallo e Schirò questa sera abbiano fatto una discreta partita. Anzi, Tommy ha fatto una partita, cioè, neanche importante. Ha recuperato palloni. Forse ha sbagliato un paio di appoggi, ma rispetto ai due, questa sera non hanno fatto una brutta partita. Ritengo appropriato però il concetto di giocare. Non si può giocare con uomini in meno. E non dico che ho giocato con uomini in meno questa sera. Ritengo che da questa situazione ne usciamo se alziamo le prestazioni di tutti quanti. Tutti dobbiamo alzare la prestazione, l'allenatore, la squadra deve alzare le prestazioni. Fuori da ogni dubbio questo. Lo stare sotto palla questa sera in alcuni momenti, le ripeto, è stato una non scelta, perché la partita ci ha portato a fare questa valutazione. Ho cercato, ricordiamoci da dove venivamo rispetto a questa partita, avevamo già giocato domenica e il primo tempo mi è sembrata la squadra che si è messa sotto palla, è sembrata una squadra che ha spinto, aveva voglia. Secondo tempo l'altra squadra è stata brava a tenere un po' di più il palleggio, però le faccio un'altra considerazione per mi taccia da questo punto di vista. Fino a ieri non c'è stata una sola partita, non so se questo dato l'avete visto e non ci serve perché in classifica non ci verrà dato niente, addirittura anche l'ultima partita il possesso palla nelle 5 partite è sempre stato a vantaggio del Crotone, sempre, non c'è una squadra che ha fatto più possesso palla del Crotone, non avevamo preso tanti punti. Questa sera si è provato ad essere un attimo più umili,
di dire ok, vediamo un attimo, può darsi che è spropositato, può darsi, le stiamo provando. Cioè io vorrei soltanto che non è detto che dobbiamo ovviamente non abbiamo fatto resa, però la squadra ha provato a fare anche altro, e chi mi ha fatto domande prima ha guardato che questa squadra ha fatto tante cose in questo avvio. Non ci siamo fermati al 4-2-3-1, non ci fermeremo a nulla, davanti a nulla, anche a fare ancora altro, però dobbiamo alzare un po' le prestazioni singole, perché se non si alzano le prestazioni singole, stiamo qui a parlare da 3 partite, 4 partite dove ci sono veramente degli errori che sono tremendamente non allenabili. Ci sono errori non allenabili, ci sono errori non allenabili, perché alcune cose sono, ripeto, se guardiamo il secondo gol, non è allenabile quella situazione. Bisogna alzare un po' le prestazioni, e ovviamente farò alzare le prestazioni della squadra, perché con l'allenatore si prende le responsabilità delle prestazioni della squadra. A chiudere del livello di tecnico dei giocatori, visto? Sono parlando a livello tecnico dei giocatori, dobbiamo alzare i giocatori dei casi. Non ho detto questo. Questo non dobbiamo passare, perché se no facciamo il discorso di prima. Se parliamo di livello tecnico di giocatori, vuol dire che è un giocatore inferiore al livello che non ci aspettiamo. Dobbiamo alzare il livello prestativo dei calciatori, che secondo me sono dei buonissimi calciatori e devono alzare la loro prestazione. Punto. Non ho detto altro, lo continuo a ripetere. La squadra mi piace, la squadra è assolutamente alla mia fiducia. Io ho la fiducia della società, facciamo corpo unico, sappiamo dove dobbiamo andare, sappiamo che dobbiamo in questo momento cominciare a fare una tabellina per uscire fuori da questo pantano, e quindi con molta umiltà, noi lo sappiamo dentro, quindi aspettatevi una compattezza di fondo. Non abbiamo calciatori scarsi, abbiamo calciatori ottimi che non stanno rendendo tutti quanti in modo alternato con le prestazioni dovute. Questo detto, e ovviamente i calciatori devono alzare la prestazione come deve alzarlo l'allenatore. A chiudere, Gianfranco. Ministro, io chiedo scusa, visto che siamo già in proiezione sulla terza partita della settimana. Volevo sapere innanzitutto se ci sono novità su Spina, se ha fatto gli esami, che cosa dicono, e se apertamente recuperiamo qualche domanda. Allora, noi a Spina, fortunatamente la risonanza è negativa. Il ragazzo però lamenta ancora un dolore importante al flessore della coscia destra, e vedremo con le terapie, ma fortunatamente sono state scongiurate delle possibili lesioni, che la risonanza è negativa. Altri calciatori, ho detto in conferenza pre-gara che Vinicius bisogna non considerarlo in questo momento un calciatore abile, nel senso che non sappiamo i tempi di recupero, e gli altri tendenzialmente penso che saremo tutti quanti a disposizione.